Buonasera ragazzi, bentornati nel mio canale. Innanzitutto fatemi compagnia e iscrivetevi al canale, commentate e soprattutto lasciate like. E ora vediamo e parliamo di sport, di calcio. Allora, l'annuncio sulla Gazzetta: Marotta lascia a fine contratto con l'Inter. A fine contratto lascerò l'Inter e mi occuperò solo di giovani. La D del club Nerazzurro è intervenuta a Varese per parlare dell'importanza del termine sostenibilità nelle società sportive di oggi. Poi, verità contro, nessun passo indietro da Quaiesus e Acerbi. Adesso tocca al giudice, il caso. Samuele, saluta. Mio fratellino, Samuele. Poi, vediamo allora. Vediamo la classifica di Serie A. Troviamo sempre l'Inter a più 14 sul Milan. Inter primo 76 punti. Poi troviamo Milan 62 punti. Poi troviamo Juventus 59. Bologna 54 punti. Poi troviamo, ragazzi, la Roma quinta a 51 punti. Che per come sta giocando De Rossi, fosse cominciato a inizio campionato, era nelle prime 4, secondo me, sicuro. De Rossi sta facendo giocare la Roma veramente bene, ragazzi. Atalanta sesta, 47 punti. Poi troviamo Napoli settimo, 45 punti. Poi troviamo la Fiorentina ottava, 43 punti. La Lazio nona, 43 punti. Monza decimo, 42 punti. Poi troviamo Torino 41. Genoa 34, ormai salvo. Poi Lecce tredicesimo, 28 punti. Udinese 27, Cagliari 26, Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana ragazzi 14 punti ragazzi. Pensate un po', la Salernitana ormai è già in B. Ragazzi pensate dal Sassuolo, pensate bene ragazzi, dal Sassuolo fino a Lecce si contendono la salvezza e due squadre andranno in B. Tra Sassuolo, Frosinone, Empoli, Cagliari, Verona, Udinese e Lecce. Considerando che il Genoa, 34 punti, ormai è salvo. Quindi, classifica Mercatori, ragazzi, vediamo. L'avrà vinta ormai 99% Lautaro, 23 reti. E secondo Vlahovic, 15 reti. Quindi, e domani sera troviamo un'altra amichevole dell'Italia, Italia-Ecuador. Secondo voi, come finirà? Scrivetemelo nei commenti come finirà Italia-Ecuador di domani sera alle 21 in diretta su Rai 1, ragazzi. Allora, verità contro, nessun passo indietro da Quaiesus e Acerbi, adesso tocca al giudice. La sentenza dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, dopo che saranno state visionate tutte le carte a disposizione, ragazzi. Pensate bene, ragazzi. Per questa cosa qui ne stanno facendo un casino. Chi avrà ragione? Zero razzismo, sono contro il razzismo. Però queste cose io direi che c'è bisogno di più integrità fra queste cose qui. Uno deve anche essere sincero. Lo dici subito se l'hai detto. Non devono esserci questi casini qui, ragazzi. Se la pensate come me, commentate, commentate. Adesso non resta che aspettare. Giuseppe Chinè ieri sera ha chiuso gli incartamenti da inviare al giudice sportivo. L'indagine sul caso Quaiesus Acerbi è conclusa. L'ultimo necessario passo si è compiuto ieri con le audizioni prima del difensore del Napoli e poi di quello dell'Inter. La prima audizione Quaiesus, collegato in videoconferenza da Napoli per meno di mezz'ora, ha ribadito la sua verità. Quella esposta chiaramente nel post denuncia su Instagram di lunedì sera. Acerbi mi ha detto: "Vai via, nero, sei solo un negro." In seguito alla mia protesta con l'arbitro, ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa, aggiungendo poi anche: "Per me, negro è un insulto come un altro." Il brasiliano che è arrivato in Italia proprio all'Inter 12 anni fa è convinto di sapere distinguere bene un insulto razzista da una frase detta e non crede in alcun modo di aver confuso "sei solo un negro" con quel "ti faccio nero", che sembra essere la versione di Acerbi.
La seconda edizione, gli scenari. Di fronte a un la mia parola contro la tua di questo genere, come si può riuscire a stabilire la certezza, la verità con certezza? Tutto dipende da quello che è riuscito a trovare Kinè tra il materiale raccolto tra martedì, giorno in cui il giudice sportivo gli ha chiesto un supplemento di indagine giovedì, prima delle audizioni finali. È anche possibile che, come spera l'Inter, se video e audio non avessero conto il momento dell'insulto, la violazione contestata possa cambiare. Quindi attenzione, possa cambiare. Dall'articolo 28, quello sul comportamento discriminatorio, si potrebbe passare al 39, condotta gravemente antisportiva, che prevede una sanzione di 2 giornate che potrebbero aumentare con la presenza di aggravanti, ragazzi. Quindi non 10, ma potrebbero essere solo 2 di giornate, ragazzi. Staremo a vedere questa vicenda qui, alquanto incredibile, fra qua e Jesus e Acerbi, ragazzi. Uno del Napoli, l'altro è dell'Inter. Incredibile, ragazzi, che nel 2024 si debba ancora parlare di questo. È una cosa incredibile. Se la pensate come me, scrivetelo nei commenti, ragazzi. È una cosa vergognosa, alquanto vergognosa, ragazzi. In questo caso, l'aver usato nero anche senza volontà razzista, come ammesso da Acerbi, potrebbe costituire un aggravante, facendo salire il numero di stop di giornate almeno a 3 o a 4, da 2 più altre 2, potrebbe essere da 2 a 4 giornate, ragazzi. I due giocatori, così come il club, dopo le audizioni si sono detti sereni, certi di aver convinto il procuratore della propria verità. Sapremo davvero com'è andata all'inizio della prossima settimana, quando il giudice sportivo Gerardo Mastandrea, dopo aver visionato le carte ricevute dalla procura, prenderà la sua decisione. L'attesa è tanta, non solo per Acerbi e Quaiesus, o per Inter e Napoli. Il caso che ha contorni insolti, visti le due versioni contrapposte, su un argomento tanto delicato, ha avuto una cassa di risonanza fortissima, facendo discutere politici come calciatori in Italia e all'estero, e anche in Francia, ragazzi, perché hanno intervistato anche calciatori francesi, ragazzi. Quindi è una cosa da non sottovalutare, questa vicenda qua. Mancano pochi giorni, quindi sapremo se sul caso sarà posta davvero la parola fine. Sperinte Portimão, Bagnaia sbaglia, Vinales vince, Marquez è secondo, primo podio con Ducati, ragazzi, Marc Marquez. Di Marotta ne abbiamo già parlato. Marotta, fine contratto, lascerò l'Inter, mi occuperò solo di giovani, del settore giovanile, ma sempre dell'Inter sarà, del settore giovanile. Vedremo, ragazzi. Miami, il maltempo continua, il proseguimento di Sindre Pavassoli non prima delle 19, ragazzi. Luca, problemi al flessore, slitta al debutto in nazionale, torneo USA. Ragazzi, Lorenzo Luca dell'Udinese ha accusato un problema al flessore. Torneo USA, Luca, problemi al flessore. Il centravanti dell'Udinese avrebbe dovuto partire titolare domani sera nel secondo e ultimo test dell'Italia contro l'Ecuador. Torneo Azzurra sfortunato per Lorenzo Luca. Il centravanti dell'Udinese infatti alle prese con un problema. Probabile risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Problema che molto probabilmente lo escluderà dal match di domani sera contro l'Ecuador al Red Bull Stadium di Harrison, nel New Jersey, ragazzi, si trova. Il test contro i sudamericani è il secondo e ultimo in programma per l'Italia. In questa finestra nella quale Spalletti sta cercando di fare tutti gli esperimenti possibili. Ma bisogna fare gli esperimenti, ragazzi. In vista degli europei che ci sono quest'estate, anche perché noi dobbiamo prepararci bene, perché fra non molto ci sono gli europei. Il gioco visto contro il Venezuela non lascia ben sperare. Solo un giocatore lascia ben sperare, Retegui, che sembra giocare veramente alla grande. Ma io di gioco di squadra ne ho visto veramente poco, ragazzi. Non so voi, scrivetemelo nei commenti. Se avete visto un po' di gioco di squadra di Spalletti, perché io non ho visto niente. Ha giocato male, non erano neanche al 100% i giocatori, ragazzi. Io non lo so. Soltanto una nota positiva, Retegui. Ha fatto una doppietta veramente bella. Per il resto
Per il resto non so che dire, ragazzi. Solo per Rete qui sono contento. Luca, infatti, Lorenzo Luca, che ha un problema al flessore. Dopo la panchina nella prima uscita contro il Venezuela, era favorito su Raspadori per una maglia da titolare con l'Ecuador. Un appuntamento con la storia per Lorenzo, dal momento che sarebbe stato il debutto nella nazionale dei grandi. Tutto rimandato alle prossime occasioni, allora. Intanto l'importante è che il CT abbia il suo nome sul taccuino degli appunti, dice la Gazzetta dello Sport, ragazzi. Poi, allora, l'Italia di Retegui, felice per l'azzurro, pronto per giocare un grande europeo. Questo sì che è un attaccante, ragazzi. Retegui farà strada, è un gran giocatore. Ha fatto una bellissima doppietta contro il Venezuela, ragazzi. E ora con l'Ecuador, secondo me, anche se non lo mette. Il suo l'ha dato e sono convinto che al 100% lo prenderà per fare gli europei, ragazzi. Retegui è del Genoa e sono convintissimo che l'anno prossimo andrà in una grande squadra, ragazzi. Sì, è del Genoa, ragazzi. Sono convinto che l'anno prossimo andrà in una grandissima squadra, Retegui. Allora, vediamo un po'. Poi c'è anche la Formula 1, ragazzi, dopo la MotoGP. Sainz ci crede dopo l'impresa in qualifica. Vincere si può. Leclerc è troppo aggressivo con l'ala. Vi ricordo che questo weekend c'è MotoGP, Bastianini in pole position domani. E Verstappen in pole position per domani alle 5 del mattino, vi ricordo. Formula 1, GP di Australia, ragazzi. La Porta, il Barça ha rifiutato un'offerta di 200 milioni per Yamal. Incredibile, ragazzi. Chissà chi lo voleva Yamal. E poi questa notizia ve l'ho detta anche nello shorts. La Porta esce allo scoperto. Lobotka può arrivare, può arrivare. Il Barcellona lo prenderebbe, ragazzi. Questa notizia ve l'ho detta anche nello shorts. Seguitemi anche negli shorts. Mi raccomando, spero che il video vi sia piaciuto. Seguitemi, lasciate like e soprattutto commentate e iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!